Sabrina Travaglini. Ecco perché ho lasciato Paolo Marzotto. Paolo Marzotto è approdato a Uomini e Donne Over come corteggiatore di Gemma Galgani. Tra i due sembrava andare tutto liscio, fino a quando il cavaliere, preso da buone intenzioni, non ha offerto a titolo gratuito un viaggio in crociera ad Angela di Iorio. La dama di Torino però non ha gradito tanta generosità da parte della persona che stava frequentando e per questo e altri motivi ha deciso di chiudere la conoscenza. L'uomo però non si è lasciato scoraggiare e ha deciso di conoscere un'altra dama seduta tra il parterre femminile, Sabrina Travaglini. Tra i due è nata fin da subito una fortissima sintonia, tanto che poco dopo hanno deciso di uscire dalla trasmissione per viversi il sentimento lontano dalle telecamere. Ma poco dopo tempo la coppia ha avuto un momento di crisi, dovuta a incomprensioni e bugie. A raccontare tutto al settimanale Uomini e Donne Magazine ci ha pensato proprio Sabrina, la quale ha spiegato tutto nel dettaglio in questa maniera. Tempo fa ho ricevuto alcune segnalazioni riguardanti Paolo e la sua vita prima di me. Cose che aveva fatto che non sapevo. Bugie che mi ha detto sul suo passato. Una serie di segnalazioni chiarissime e dettagliate che mi hanno portato a chiedere immediatamente un chiarimento e un confronto con lui, che ha confermato la veridicità di quello che mi era stato detto. Fondamentalmente è emerso che Paolo mi ha mentito su molte cose e questo mi ha fatto arrabbiare moltissimo. A peggiorare le cose poi è stata una diretta che lui ha fatto sul suo profilo Instagram, perché avrei decisamente preferito risolvere le cose tra noi. Fortunatamente poi Paolo ha deciso di raccontarmi tutta la verità e dopo 3 settimane difficilissime, in cui non ci siamo sentiti né visti per mio volere, ho capito che il sentimento che provo per lui è grande e quindi gli ho dato una seconda possibilità. La Travaglini ha inoltre asserito che Paolo nel frattempo ha cercato di riconquistarla in ogni maniera, specificando che l'aiuto più grande è arrivato da parte degli amici conosciuti sempre nel salotto dell'amore, ovvero Biagio Buonomo e Caterina Corradino. Ecco come ha raccontato nel minimo dettaglio questo episodio. Devo essere sincera, Paolo ha fatto tanti gesti carini, mi ha mandato dei fiori e mi ha fatto sentire il suo amore anche con l'aiuto di Biagio e Caterina, che ci hanno aiutato a ricongiungerci. Il 24 maggio scorso, infatti, c'è stata la festa dei 50 anni di Barbara De Santi, a cui ha invitato solo me, perché anche lei è rimasta delusa da Paolo e da quello che lui aveva fatto. Io sono andata sforzandomi di divertirmi e a un certo punto Biagio mi ha portato fuori dal locale e mi ha fatto rivedere Paolo. Ho avuto un tuffo al cuore perché io provo qualcosa di forte per Paolo e ho scelto di non reprimere questi sentimenti, nonostante tutto, anche se ho paura. Già avevo paura all'inizio della nostra frequentazione, perché sapevo che Paolo era andato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani. Ma adesso io penso che lui sia davvero pentito e gli sto dando, non senza timori, una seconda possibilità, che sarà però l'ultima. Paolo e Sabrina, quando hanno rotto la loro relazione d'amore, hanno iniziato a litigare via social. Il popolo del web ha subito pensato che ci fosse stato un tradimento da parte di uno dei due protagonisti. È stato però l'ex spasimante di Gemma Galgani a smentire la notizia, usando queste parole precise. È dal 18 dicembre che sto solo con Sabrina e quando ci siamo lasciati sono stato a casa, senza uscire con nessuno. Ho pianto tantissimo e sono dimagrito molto. Avevo il terrore di aver perso Sabrina, che per me è una persona preziosissima. Glielo dico ogni giorno e glielo dirò sempre. Io la amo tantissimo. Non volevo che venisse a sapere delle cose del mio passato, ma mi rendo conto di aver sbagliato e che avrei fatto meglio ad essere limpido. Sono molto pentito di ciò che ho fatto, tanto che io e Sabrina abbiamo fatto un pellegrinaggio durante il quale ho pregato tantissimo
e chiesto di avere la forza di non dire più nessuna bugia. Anche la diretta che ho fatto su Instagram l'ho fatta perché volevo che la gente sapesse che Sabrina mi aveva lasciato per colpa mia. Ho fatto la diretta per tutelarla dai gossip dei social. Sabrina, ex dama di Uomini e Donne, ha dichiarato nell'intervista che la distanza che la divide a Paolo si sta facendo sempre più pesante. La stessa non pensa ad una convivenza, perché dopo le bugie che Marzotto le ha raccontato, preferisce andare con i piedi di piombo. Attualmente tra i due sembra essere ritornata l'armonia, anche se a quanto pare la Travaglini sta cercando di andare con i piedi di piombo. Le sue parole non lasciano spazio all'immaginazione. Ecco cosa dice l'ex dama di Uomini e Donne. Dal compleanno di Barbara ci siamo riavvicinati e ricominciati a vedere nel fine settimana. Il tutto però molto in sordina, perché non volevamo rendere le cose nuovamente ufficiali. Solo qualche giorno fa, proprio durante un weekend trascorso con Biagio, Caterina e Pamela Barretta, abbiamo deciso di rendere pubblica la nostra riappacificazione anche sui social. Le cose quindi per ora ricominciano ad andare meglio, anche se la distanza sta cominciando a pesare, durante la settimana ci manchiamo sempre di più. I due ex protagonisti del People Show targato Maria De Filippi hanno però fatto sapere che non sono ancora andati a convivere, perché intendono prima ricostruire il loro rapporto. La dama infatti fa sapere di aver perso la fiducia nei confronti del suo uomo. Ecco in che maniera spiega questa situazione. Prima mi fidavo ciecamente di Paolo, ero persa in lui. Ora non riesco più ad essere totalmente calma, godermi al 100% i nostri momenti, ma comunque penso che quello che conta è l'amore, e tra di noi c'è. Il cavaliere vicentino conclude l'intervista affermando di non voler più dire bugie alla sua amata. Queste le sue precise parole. Non le dirò più bugie, questo è certo. Ringrazierò sempre Sabrina per avermi dato una seconda possibilità, che io mi giocherò, stavolta con sincerità, giorno per giorno. Devo ringraziare inoltre Biagio e Caterina, che hanno creduto tantissimo in noi. Che cosa ne pensate? Credete che questa coppia durerà nel tempo, oppure la relazione è partita già male a causa delle bugie dette da Paolo a Sabrina? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.